Claudio Coltebella della Pepsi Caserta. Iniziamo dal città di Roma. Che cosa pensi di un'iniziativa del genere? Io sono partecipato, ho visto le partite anche l'anno scorso, è bello vedere il futuro del basket europeo, davvero vicino a casa, perché Roma alla fine sono solamente 2 ore da Caserta, per cui penso sia una bellissima iniziativa. L'anno scorso hai studiato da general manager, hai girato tanto, a livello di under 18, che cosa pensi di questo torneo? Hai visto anche realtà come squadre africane lo scorso anno, che cosa pensi a livello fisico, a livello tecnico, che cosa c'è in campo? Beh, subito la cosa che ti viene proprio, la si nota immediatamente, la differenza fisica. Purtroppo in Italia, e non sono solamente io che dico questo, ma anche vedendo tutti i campionati europei, insomma, il confronto contro le altre nazioni abbiamo un deficit abbastanza grande a livello di centimetri e chili, per cui sicuramente la fisicità, l'atletismo che hanno gli altri ragazzi pari età dei nostri è una difficoltà molto grossa. Però confrontarsi anche in queste iniziative contro queste squadre ti dà la possibilità e sai dove devi andare a lavorare. E tornando invece alla tua stagione, come anno di esordio non c'è male, è una squadra costruita con idee oltre che con il budget. Dove volete arrivare? Ma noi è giusto rispettare quelli che sono i programmi, perché non bisogna, stiamo andando molto bene, però in testa abbiamo la salvezza e questo è il nostro obiettivo, non dobbiamo montarci la testa, dobbiamo rimanere umili e continuare a lavorare, perché questo sia il verbo più importante che cerchiamo di comunicare anche ai giocatori, e mi sembra che stiano rispondendo molto bene. Nel tuo passato di giocatore tu sei cresciuto in un vivaio, allora quello di Mestre, che era un vivaio uno dei migliori d'Italia. Che cosa ne pensi della Stella Azzurra, di una società che ha puntato completamente sui giovani per provare a rilanciarsi nel panorama del basket italiano? Una bellissima realtà, non a caso penso che l'Eurolega, che esamina molto molto bene le candidate per organizzare questi tornei, gli ha dato la possibilità di organizzare un torneo così importante, per cui penso sia un vanto da parte di tutto il basket italiano che ci siano queste organizzazioni come la Stella Azzurra, e vanno veramente i complimenti per quello che sta facendo. Ringraziamo Claudio Coltebella della Pepsi Caserta. Grazie mille.